5 anni fa Forza Italia, Fratelli d'Italia contava pochissimo. Oggi in Consiglio Comunale è una forza grossa, importante. E quanto peserà questo nella formazione della Giunta, che credo da qui a 15-20 giorni? Ma è evidente che i pesi dei partiti sono importanti perché sono la rappresentazione numerica della volontà popolare. E quindi è giusto che i partiti più grossi, con maggiori rappresentanti, abbiano un peso specifico adeguato. Accade ovunque, accade nel centrodestra come nel centrosinistra. Naturalmente non bisogna mantenere il giusto equilibrio, bisogna saper compensare anche le esigenze di tutti. 5 anni fa chiudemmo la composizione della squadra di governo in tempi brevi, sono convinto che lo faremo anche questa volta. Io chiudo con una domanda al sindaco Pierluigi Biondi. Carmine, se dovessero arrivare presto le elezioni politiche nazionali, la strada di Biondi per Roma è una strada aperta o per 5 anni l'Aquila non la lascia? La strada per Roma è sempre aperta, ma per andare nei ministeri e dove serve, per fare il bene della città dell'Aquila. Io in tanti anni di militanza politica mi sono candidato sempre e soltanto a fare l'amministratore comunale, non mi sono mai candidato né alla provincia, né alla regione, né alla Camera, né all'Europarlamento, da nessun'altra parte. Rimango sindaco della città dell'Aquila perché non esiste cosa più bella. Il problema di queste elezioni che stiamo commentando adesso non è stato tanto la sconfitta, che ci poteva stare, però certo il risultato, che va addirittura dietro a Di Benedetto, qualche problema politico, non personale, perché qui non stiamo parlando delle persone, che sono tutte ottime persone, ottimi politici e che tanto fanno per questa città, ma un problema politico forse c'è. Beh, sicuramente se non avessimo avuto problemi di natura politica ed elettorale, oggi staremmo a festeggiare al posto del sindaco Biondi. Noi abbiamo ancora all'interno del PD e della coalizione di centrosinistra il peso di quella sconfitta di 5 anni fa, e che io, accettando la candidatura, speravo di poter superare, mentre mi sono trovata in una condizione in cui altri competitor, non volendo rifare e riproporsi alle primarie, hanno scelto la strada, appunto Amerigo Di Benedetto, di candidarsi. È chiaro che era quindi un confronto più articolato, non era destra contro centrosinistra o centrosinistra contro destra, ma c'era anche un confronto interno, e il candidato Di Benedetto ha fatto un esplicito programma puntando molto sul voto disgiunto, e lo ha preso il voto disgiunto soprattutto da destra, ma anche dal centrosinistra. Di Benedetto mi sembra abbia il sorriso. Un sorriso amaro, perché per la seconda volta la città ha individuato, anzi per l'ennesima, perché se guardo anche alle elezioni al Consiglio regionale, se mi guardo indietro di 5 anni, se osservo quello che è accaduto in queste ore, in questi giorni, per l'ennesima volta la città ha riconosciuto in me una figura rappresentativa, e per esigenze totalmente svincolate dalla qualità del buon governo, della predisposizione ai percorsi amministrativi, ma per contrapposizioni di parte o d'altro, si delega e non c'è in qualche modo la visibilità reale di una proposta completa. Non voglio sminuire chiaramente la vittoria di Biondi, era una cosa anche naturale rispetto ai 5 anni di governo, anche statistica lo possiamo dire, però obiettivamente nei miei confronti questa grande condivisione di consenso, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, la chiusura è stata una cosa di un trasporto emotivo incredibile, questo elemento di grande consenso mi carica di orgoglio, ma anche di grande responsabilità, perché da questo momento il mio ruolo è quello di difendere l'Aquila e per la sua storia, per la sua cultura, attraverso una figura che è stata riconosciuta, e dico ampiamente, dall'elettorato, e quindi pone l'Aquila veramente al centro di un dibattito un po' più ampio. Vedremo quello che accadrà.